non ci insegna niente perché cambia il contesto e poi perché gli italiani sono ignoranti. Quanto a Roma, c'è una bellissima definizione di Ennio Flaiano che dice che è l'unica città africana senza un quartiere europeo. Roma, vede, Roma è un grande bordello, dove c'è una maîtresse tollerante che lascia correre e che offre lei stessa le sue grazie a tutti i romani, quali pagano con assegni in bianco, con cambiali, e lei non protesta. Roma resta una suburra, una città di tribale, però nonostante tutto questo è la città più bella del mondo. È una città straordinaria e scusi, nonostante i romani, i pochi romani che sono rimasti sono gli ebrei del ghetto. Roberto Gervaso, uscendo un attimo dal libro e guardando per così dire dalla sua finestra, in questi giorni come si vive Roma? Perché ci sono delle immagini fotografiche del centro di Roma che non sembrano le solite immagini. Guardi, io abito al Colosseo. Quindi in pieno centro. Al Colosseo, quindi uno dei posti unici, non si può dire più bello del mondo, è unico, non esiste un posto come questo in tutto il mondo, non esiste. E di fronte la Domus Aurea. 8 anni fa la Domus Aurea, adesso l'hanno finalmente restaurata, dopo 8 anni l'hanno restaurata, 8 anni impiegarono l'imperatore Vespasiano e il figlio Tito a costruire il Colosseo, eh? 8 anni per riparare un frantume del soffitto che era collassato. Il Colle Oppio, che è uno dei grandi colli di Roma, è proprio sotto casa, io ce l'ho, è una chiavica, è un letamaio. Un giorno mia moglie portò i 3 nipotini a giocare ed è un'enclave peruviana, comunque extracomunitaria. E il vigile in pieno pomeriggio disse a mia moglie: meglio che lei non porti i bambini a giocare qui, perché è pericoloso. Ha capito? Roma è questa perché questi sono i romani, l'Italia è questa perché questi sono gli italiani. L'Italia. Bisogna dire le cose come stanno, invece il buonismo, il finto buonismo, il permissionismo, il razzismo ci hanno ridotto in queste condizioni, il conformismo, la menzogna sistematica, la promessa non mantenuta, il tradimento, il giuramento tradito. Questa è l'Italia, bisogna avere il coraggio di dirlo, altrimenti restiamo nel pantano, che poi non è il pantano, questo è peggio del pantano. L'italiano, l'unico casino che la Merlin nel 58 non riuscì a far chiudere. Gli italiani si arrangiano sempre, non concludono nulla. I nostri politici perdono la faccia mostrandola. In Italia chi rispetta la legge prima o poi si pentirà. Ecco, sono alcuni di questi aforismi, dei tanti aforismi, per esempio questo è dal capitolo Antropologia Italica, per tracciare un ritratto. Questi aforismi. Quante leggi ci sono in Italia? Nessuno lo sa. Quello che le ha studiate meglio, che poi era il deputato di Cuneo, un grande amico mio, come si chiama? Raffaele Costa. Raffaele, proprio amicissimi. Raffaele Costa, io una sera gli dissi: ma scusa, tu che hai studiato tanto le leggi, quante ce ne sono in Italia? Ma c'è chi dice 100.000, 150.000, 200.000. E io ho detto: ma tu che... Io non sono venuto a capo, non sono riuscito a sapere, e lui che per anni ha studiato il numero delle leggi in Italia, quando pare che ce ne siano veramente 200.000. Ora, come si fa a governare un paese con 200.000 leggi? E tutti siamo, anche un analfabeta è tenuto a conoscere queste leggi, che non conoscono gli stessi legislatori perché se le sono dimenticate. Questo è il paese di Pulcinella, guardi, neanche di Gianduia, che era una maschera seria, di Pulcinella, di Arlecchino, di Balanzone, di questa, eh. È un paese dove però che io non cambierei con nessun altro al mondo.
150.000, 200.000 leggi ci sono, mentre in Francia ce ne Sì, sono dove 7.000, in non Germania sta bene. 5.000, così mi viene Ecco, mandato in un pressione di persone che messaggio. hanno dimenticato anche loro. Roberto Gervaso, che cosa si aspetta dai suoi tradizionali e nuovi lettori da questo libro, Breve corso di educazione cinica? Ma io mi aspetto, prima di tutto che lo comprino, secondo che lo leggano, terzo che lo rileggano, quarto che diventino finalmente cinici. Cinici nel senso migliore della parola, cioè realisti. Il cinico, vedete, c'è il cinico che non ha pietà di nessuno, come certi speculatori finanziari, quelli che hanno scatenato, tanto per intenderci, la crisi del 2008, e quelli che usano il cinismo a fini malvagi. Mentre il vero cinico, io sono un vero cinico, è il realista coi piedi per terra, che dice le cose come stanno e vede le cose come sono. I Sono toglie, cinici, toglie significa che non abbia altri sentimenti, però certo. la vita non bisogna mai prendersi sul serio. E poi la parola cinica è una parola, il cinismo deriva da molto lontano. Noi forse abbiamo bisogno, anche attraverso la lettura di questo libro, Roberto Gervaso, mi corregga se sbaglio, Il cinismo era una uno scuola filosofica. stoicismo eroico, uno stoicismo eroico, vero? Però io non dico quegli eccessi. Per me cinismo, almeno in questo libro, io l'ho inteso come realismo. Come realismo. Vediamo le cose come sono, vero? E non facciamoci illusioni su niente. Non raccontiamo balle come fa qualche volta il nostro Presidente del Consiglio, che però ha una grande qualità che è il coraggio, che è il coraggio. E poi, soprattutto, guardi, la grande ricetta per guarire questo paese che soffre ormai di una paralisi progressiva, speriamo che non sia irreversibile, è quello di fare il proprio dovere. Lei ho visto che sa fare molto bene le interviste. E non è facile fare le interviste a un intervista. Non è facile fare le interviste, prima di tutto. E non è facile fare le interviste a un intervistatore che tutta la vita ha fatto interviste. Lei è proprio bravo. Adesso parlerò col signor Pulitzer. Ascolti Roberto Gervaso, visto che voglio rovinare tutto quello che lei ha detto in base a quello che sentiva dalle domande, qual è il papillon che porta oggi? Oggi porto un papillon su fondo marrone con delle, dei, 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 come si, no, dei triangoli gialli. Sono veramente eleganti. E metto in testa la bombetta anche quando scrivo, perché a 23 anni io portavo la bombetta nera, ora mia moglie me ne ha regalata una bianca e io quando scrivo, non so se per superstizione o per maniera di eleganza, porto la bombetta. Quindi lei si faccia un'opinione di me e invitatemi al più presto a Cuneo. Roberto Gervaso, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, i libri che mi fanno compagnia sempre, non in questi giorni, sono Le lettere a Lucilio di Seneca, il dizionario filosofico di Voltaire, i saggi di Montaigne e i ritratti in miniatura di quello che è stato il più grande biografo inglese del Novecento, Lytton Strachey. Una volta c'era anche il Kama Sutra, ma l'ho venduto a una bancarella perché non sapevo più. Non ero più in grado non di consultarlo, ma di metterlo in pratica. E posso dire una cosa, Roberto Gervaso? Del Kama Dica. Sutra si può fare a meno, perché leggendo gli aforismi di questo libro, veramente ci sono tante possibilità e ti danno un'ottima alternativa al posto del Kama Sutra. Però chissà se lei ha uno di quei libri che lei ha citato a portata di mano, che ne so, le lettere di Lucilio, che ogni volta sono sempre una cosa straordinaria. Vorrei semplicemente che lei ne leggesse qualche riga a caso, Roberto Gervaso, a chiusura di questa conversazione. Guardi, adesso le leggo le lettere di Lucilio, però Teozio di Seneca. Ecco,
aspetti, che qui è, dunque, noi abbracciamo con l'intelletto due stati, uno grande veramente comune dal quale sono raggruppati degli uomini, nel quale noi non guardiamo questo o quel cartuccio, ma identifichiamo i confini della nostra cittadinanza con quelli del sole, l'altro a cui hanno assegnato le circostanze, che ti hanno assegnato le circostanze in cui siamo nati. Allo Stato più grande possiamo renderci utili anche in una condizione di vita ritirata, anzi, non so se addirittura meglio in una condizione di vita ritirata, per cercare quale sia la virtù, se sia una o siano molte. Certo, la vita ritirata, mi creda, è una conquista, non è una resa. Io vivo ritiratissimo. Posso muovermi solo per venire a fare una conferenza a Cuneo. Grazie ancora, Roberto Gervaso, del tempo che ci ha dedicato e ci auguriamo di sentirla quanto prima. Ricordiamo i nostri ascoltatori, prossimi lettori, Roberto Gervaso, La vita è troppo bella per viverla in due, breve corso di educazione cinica, edizione Mondadori. La vita è troppo bella per viverla in due, ma questi aforismi, l'ideale è leggerli in due ad alta voce, perché veramente crea una sintonia, crea valore anche nella coppia. Dopo averli letti in due ad alta voce, leggerli in due sottovoce e poi chiudere il libro e fare altro. Questo è sicuramente il posto ideale per riprendere il tema iniziale della nostra conversazione. Grazie ancora, Roberto Gervaso. Amico mio, arrivederci, a presto. Buona giornata. Di nuovo.